questa sera di iniziare il suo concerto con l'Inno di Mameli, sicuramente un brano che non ha bisogno di grandi presentazioni per noi tutti, soprattutto in questo periodo, diciamo, dopo la grandissima vittoria della nostra nazionale agli europei di calcio. Farei un grandissimo applauso all'Italia tutta, che veramente quest'anno ha dimostrato di potercela fare, di essere sempre una grande nazione. E con questo inno, appunto, vogliamo iniziare questa seconda serata dedicata alla rassegna bandistica. Tutti voi sapete che è una grande tradizione nel nostro paese. Purtroppo lo scorso anno abbiamo dovuto rinunciare a questo bellissimo appuntamento, ma per fortuna, come tutte le cose, poi ritornano. Ieri sera l'assessore alla cultura Giulia Orsini, che ringrazio per l'impegno che ha messo per tutte le serate, insomma, di quest'estate che ci attendono, che è appena iniziata l'estate, no? Quindi si è impegnata tantissimo per fare in modo che quest'estate potessimo tornare a godere di buona musica, di belle serate spensierate insieme, di arte, di cultura. E quindi farei un applauso anche a te, Giulia, perché non è stato facile, lo so, non è stato per niente facile, e te lo meriti tutto. Allora, dicevo, l'Inno di Mameli non ha bisogno di presentazioni, però due paroline le spendiamo comunque. Fratelli d'Italia, o Canto degli Italiani, venne scritto da Goffredo Mameli nel settembre 1847 e messo in musica due mesi dopo da Michele Novaro. Fin dai primi moti popolari che precedettero l'esplosione rivoluzionaria del 1848, l'inno fu associato alla bandiera tricolore come segno della volontà di indipendenza nazionale. E attorno alla bandiera tricolore e al canto degli italiani si strinsero i milanesi nelle cinque giornate del marzo 48. Già inno nazionale dovette considerarlo Giuseppe Verdi, che lo inserì accanto alla Marsigliese e all'inno nazionale inglese nell'Inno delle Nazioni, da lui composto nel 1864. Divenuto inno nazionale italiano dall'immediato dopoguerra, il canto riesce ad esprimere un forte sentimento di unità nazionale che lo ha condotto nel corso degli anni ad essere unanimemente considerato, attraverso un vero e proprio plebiscito di consensi, in grado di esprimere e far sentire la voce del popolo italiano, che spinge verso l'unione e l'amore in vista del conseguimento di un fine comune. Allora, io rinnovo i saluti per questa serata a tutti voi, vi auguro di trascorrere una serata serena in compagnia di ottima musica, in compagnia appunto di questi grandi artisti, di questi grandi maestri che si esibiranno per noi questa sera. Vi ricordo brevemente che ci sono delle regole legate purtroppo all'emergenza sanitaria che non è finita, quindi legate al Covid, ovvero potete restare seduti vicini se siete conviventi, altrimenti bisogna lasciare almeno un posto di distanza tra l'uno e l'altro. Vedo che avete già tutti quanti addosso la mascherina e questo è un segno di grande rispetto in questo momento e vi ringrazio per questo. Qualora vi doveste allontanare dal posto, dovete farlo sempre tenendo la mascherina sul volto, sulla bocca. Vi invito anche a spegnere il cellulare o, qualora non fosse possibile, magari a mettere il silenzioso, proprio perché vogliamo concederci una serata di musica e di allegria. Io adesso vorrei invitare qui al centro del palco il maestro Antonio Zizzi. Buonasera maestro, che dici? Iniziamo subito con il concerto e poi magari facciamo qualche chiacchiera? Va bene. Va bene. Allora, il brano che adesso ci farà ascoltare la banda di Atessa è un brano del nostro caro maestro Antonio Di Iorio, a cui appunto è dedicata la rassegna musicale che si svolge dal 1982, precisamente da 39 anni. Il brano è una bellissima marcia sinfonica composta nel 1924
che il nostro maestro Antonio Zizzi ha scovato nel Museo di Acri, intestato proprio al maestro Antonio Di Iorio, dove sono custodite tutte le sue composizioni. In questa composizione troviamo i tipici caratteri della musica leggera o jazz, o addirittura della classica operetta. Sono particolarmente evidenti la maestria contrappuntistica, la grandiosità della concezione compositiva e la ricerca di ricchezza e bellezza sonora. In ogni nota della marcia vi è l'eleganza del suo nobile tratto, il fascino della solarità melodica, mai scontata o banale. La semplicità della melodia e la poesia di note fluidissime, l'eleganza di un'armonia potente, avvincente e sicura. I virtuosismi dei clarinetti nei passaggi dei soli e i controcanti degli strumenti baritonali portano alla mente le arie delle opere che il popolo tanto amava. Il tutto ricco di un'intensa armonia fatta dall'accompagnamento dei corni e tricorni. E dal pedale dei bassi, oltre che gli accordi, spesso di terza, gli strumenti intermedi, i clarinetti e i sax contralti. Non c'è festa, non c'è sagra, non c'è processione nei paesi, nei borghi, nei rioni cittadini in cui la gente non pronunci una frase. Sta passando la musica. Sì, proprio così. Sta passando la musica, non la banda, la musica. La banda, a dirla come Caparezza, è linfa. È il sangue della musica che si sposta in tutte le arterie cittadine. Banda è sinonimo di musica che cammina. Che cosa meravigliosa, la musica che si sposta. La musica è viva, la musica si muove, ci tocca e ci sfiora. Signori, buona serata. Thank you.
Bene, proseguiamo allora con il secondo brano, dedicato a un altro grandissimo compositore che ci ha lasciato purtroppo il 6 luglio del 2020, ovvero Ennio Morricone. Il grande compositore e direttore di orchestra era nato a Roma il 10 novembre del 1928. Nel 1955 Morricone, che aveva studiato musica al Conservatorio di Santa Cecilia, diplomandosi in tromba, strumentazione per banda e composizione, cominciò a scrivere musiche per film. Nel corso degli anni il maestro ha lavorato alle colonne sonore di pellicole come Per un pugno di dollari, Sacco e Vanzetti, Gli Intoccabili, C'era una volta in America, La leggenda del pianista sull'oceano, Nuovo cinema paradiso, The Hateful Hate, solo per citare qualche titolo, vincendo un Oscar alla carriera nel 2007 e un Oscar alla migliore colonna sonora nel 2016 proprio per le musiche di The Hateful Hate. In onore a questo genio della musica, il complesso bandistico Città di Atessa ha voluto dedicare questa serata. La banda di Atessa ripercorrerà le colonne sonore e le musiche leggendarie di Morricone, che ha fatto tanto per la nostra musica e per la nostra cultura. Le bellissime colonne sonore saranno eseguite dalla bellissima voce della soprano Maria Chiara Papale, che accoglierei con un calorosissimo applauso. Eccola qui, bellissima, la nostra Maria Chiara Papale, giovanissima tra l'altro, ma nonostante la sua giovanità il suo percorso è già ricco di grandi interpretazioni e di grandi soddisfazioni, immagino, Maria Chiara. Posso dare due notizie velocemente su di te? Posso dire che sei nata a Guardia Grele nel 1993 e che sin dalla prima infanzia ha potuto coltivare la passione per la musica. Infatti già all'età di 5 anni si dilettava a cantare canzoncine sentite in radio e a gorgheggiare con la voce. Però il suo primo vero approccio musicale risale all'età di 11 anni, quando frequenta l'istituto secondario di primo grado a indirizzo musicale Scuola Media Chiarini De Lollis di Chieti, imparando a suonare il violino sotto la guida della professoressa Mirella Orlandi, riscuotendo notevoli successi. All'età di 14 anni si iscrive al terzo anno del corso tradizionale violino presso il Conservatorio Statale di Musica D'Annunzio di Pescara, seguita dal docente Francesco D'Annunzio, per poi successivamente interrompere lo studio dello strumento e dedicarsi al canto. Laureata al triennio del primo livello in canto lirico con il massimo dei voti, 110 e lode, complimenti, ha proseguito lo studio del canto conseguendo anche la laurea magistrale con votazione massima, 110 e lode, sotto la guida del maestro Paolo Sfeca. Inserita nel coro del Teatro Marruccino, ha partecipato alla produzione delle opere Madama Butterfly di Puccini, Cavalleria Rusticana di Mascagni, Traviata di Verdi, Tosca di Puccini, Suor Angelica di Puccini, Lucia di Lammermoor di Donizetti. Si è esibita come cantante solista in numerosi concerti del coro di Puccini di Chieti in Abruzzo e fuori regione, Roma e Nettuno, diretti dal maestro Loris Medoro, eseguendo i più celebri brani tratti da Traviata, Cavalleria Rusticana, La Vedova Allegra e interpretando i rispettivi ruoli di Violetta Valeri, Santuzza e Anna. Si è esibita come solista nell'ambito di concerti di musica sacra e musica da camera diretti dal maestro Fabio Adalgiso Dorazio. Ha partecipato come solista al concerto del coro I Cantori di Chieti, diretto dal maestro Peppino Pezzullo, in collaborazione con l'Avis di Chieti. Attualmente è inserita nel quintetto di musica da camera Ancestral Chamber Music del fondatore Angelo Centofanti, oboista, che tra l'altro è presente questa sera tra i componenti della banda. Buonasera. Dove è soprano? Nel quintetto è soprano solista e dove eseguono le più belle colonne sonore della musica da film. Per citare alcuni nomi, composizioni di Morricone, Nino Rota, Nicola Piovani e Sergio Cipriani. Allora, io vi lascio adesso ascoltare Giù la testa. È un film che
del 1971, diretto da Sergio Leone, interpretato da Rob Steiger, James Coburn e Romolo Valli, e il secondo film della cosiddetta trilogia del tempo, preceduto da C'era una volta in West e seguito da C'era una volta in America. Il film è ambientato nel Messico del 1913, durante la Rivoluzione, e vi vengono citati Francisco Indalecio, Madero, Pancho Villa, Emiliano Zapata e Victoriano Huerta. Le vicende sono da collocare nel periodo seguente l'assassinio di Madero da parte di Huerta, nel corso del tentativo della guerriglia, guidata da Villa e Zapata, di uccidere il nuovo dittatore. Una colonna sonora destinata a sfiorare la più profonda dimensione dell'anima e la colonna sonora delle emozioni che si provano in un'intera vita, dalla dolcezza al tormento, dal ricordo alla passione, dalla disperazione alla spensieratezza, dall'amore alla solitudine. Racchiude note di sensazioni pure che solo un genio come Morricone può regalare alle nostre orecchie, ma soprattutto ai nostri cuori. Buon ascolto.
benissimo. Allora proseguiamo con il prossimo brano, che invece è strumentale, no? Però prima di andare avanti, volevo chiedere una curiosità a Maria Chiara, no? Perché ho letto una cosa sul tuo curriculum che mi ha fatto un po' pensare, e volevo che la raccontassi tu. Cioè, in realtà abbiamo detto che hai cominciato da piccolissima a cantare, ma c'è stato qualcuno che ti ha sentito cantare quando eri molto piccola e ti ha detto qualcosa di particolare, vero? Esattamente, sì. Allora, anzitutto è presente mia mamma questa sera insieme a mia zia, che mi hanno accompagnata. Scusate l'emozione. E, quando ero piccolina, avevo all'incirca forse 5 anni, 6 anni, i miei genitori sono andati ad un ritiro spirituale per famiglie, praticamente a Toni, in provincia di Perugia. E lì praticamente c'era un frate, noi insieme a un gruppo di bambini stavamo mettendo in scena il musical di Forza Intelligente, che è il musical incentrato sulla vita di San Francesco d'Assisi. E lì c'era un frate, io praticamente facevo la parte del papà di San Francesco, che sia recitavo che cantavo praticamente. E questo frate è rimasto particolarmente colpito dalla mia voce, sicché ha detto appunto ai miei genitori che avrei dovuto coltivare il canto, perché coltivandolo sarei potuta diventare un artista. E le sue parole, insomma, adesso attualmente nella posizione in cui mi trovo, ecco qua. È bello che ti emozioni ancora dopo diversi anni da questo momento, perché evidentemente è stato l'attimo in cui forse anche tu, i tuoi genitori o chi ti ascoltava, ha realizzato che avevi un grandissimo dono, avevi ricevuto. E questo dono sei stata bravissima a coltivarlo, a studiarlo, a portarlo avanti con grandi risultati, e grazie per averci donato questa sera anche questa emozione con la tua bellissima grazie, voce. Grazie a te. Allora, ti ho fatto emozionare adesso, così adesso ti vai un attimo, vai a piangere un pochino là dietro, e poi quando ritorni più carica di prima, ok? Sì, grazie dopo. Un applauso ancora forte. Grazie, grazie. Strumentale è la colonna sonora del film Per un pugno di dollari. Nel settembre 1964 appare nelle sale Per un pugno di dollari. La pellicola è destinata a cambiare il corso del cinema italiano. La firma è di Sergio Leone, giunto al suo secondo lungometraggio. La vicenda è arcinota. Il regista, suggestionato da Joe Ingo, la sfida dei samurai di Kurosawa, ne mette a punto una versione western e la gira in Spagna. Un pistolero senza nome, Clint Eastwood, doppiato dalla voce suadente di Enrico Maria Salerno, giunge a San Miguel, una sperduta cittadina del Messico al confine con gli USA, dove si combattono due potenti famiglie, quella messicana dei Royo e quella americana dei Baxter. I primi sono guidati dal sadico Ramon, Jean Maria Volonté, che all'inizio cerca di nascondersi dietro il nome John Wells, il quale tiene in ostaggio anche la bella Marisol, Marianne Koch. Il pistolero si finge ora al servizio degli uni, ora al servizio degli altri, e riesce a provocare una guerra totale che causa la disfatta dei Baxter. Scoperto il gioco, imprigionato e prestato a sangue dagli sgherri di Ramon, riesce a fuggire nel duello finale con un celebre e ingenuo stratagemma, elimina Ramon e i suoi fratelli. Questa sera ci sarà anche qui un duello finale, eseguito da due trombe che si sfideranno fino all'ultima nota. Il brano, per la grande estensione delle note acute, è considerato un brano di grande difficoltà. Allora si alzino i duellanti, il maestro Tiziano Pasquarelli e la laureanda Marianna Gallucci.
Un bel applauso, dai. Complimenti ai nostri brillanti, complimenti anche alla nostra bellissima banda che veramente merita un applauso molto più forte, perché sono dei ragazzi straordinari. Grazie maestro, maestro, vuole dire due parole? Certo. Buonasera a tutti, bentrovati, come state? Pagato, no? Va bene. È bello che molte volte durante il periodo di pandemia dicevano no, perché abbiamo suonato tramite il web, ci siamo sentiti. Cioè suonare dal vivo è un'altra cosa, la musica si deve fare dal vivo, si deve suonare dal vivo, perché noi quando suoniamo sentiamo le vibrazioni dell'altro strumento. Avete sentito le vibrazioni dell'altro strumento? Sul web, sul computer, sullo smartphone non si sentono queste vibrazioni, noi sentiamo il respiro dei ragazzi e questa è la cosa più bella, vero? Pensate un po', dopo questo brano di solito che i solisti della tromba fanno, non suonano più, invece no, loro devono continuare la serata e andare avanti, quindi facciamo un altro bellissimo applauso. Ha fatto benissimo a sottolineare sia la fatica e l'impegno e la passione che questi ragazzi mettono in quello che fanno, e sia il fatto che questi momenti ci sono mancati veramente tanto. Forse quando si perde qualcosa si capisce veramente il valore delle cose che abbiamo, molto spesso le diamo per scontate. Che però fino ad ora abbiamo sempre ascoltato in forma strumentale. Nuovo Cinema Paradiso. 25 anni fa a Cannes la prima proiezione di Nuovo Cinema Paradiso in territorio francese valse alla pellicola di Giuseppe Tornatore il Grand Prix Festival della Giuria e il premio Oscar come miglior film straniero. Era il 1989. Nel 2014 il film torna alla ribalta di fronte al pubblico di Los Angeles, dove è stata presentata come anteprima del Festival Cinema Italian Style, nella sua versione digitale restaurata dall'Istituto Luce Cinecittà e di Dolce Gabbana, in collaborazione con la Cineteca di Bologna. Signori, ascoltiamo questa sera, dalla voce di Maria Chiara Papale ed accompagnata dagli strumenti della banda della città di Atessa, Nuovo Cinema Paradiso.
un connubio straordinario, la voce di Maria Chiara e la musica della nostra banda. Complimenti veramente. Allora, adesso invece ascolteremo un brano eseguito dalla sola banda, giusto? Plain Love. La leggenda del pianista sull'oceano è un film del 1998, scritto e diretto da Giuseppe Tornatore, tratto dal monologo teatrale Novecento di Alessandro Baricco. Max Tunei, un musicista che aveva lavorato sul transatlantico Virginia, entra in un negozio di dischi e strumenti musicali per vendere la sua tromba, ma prima chiede e ottiene il permesso dell'anziano proprietario di suonarla per l'ultima volta. Max suona il pezzo contenuto nell'unico disco inciso da Danny Goodman, TV Lemon, 900, distrutto a suo tempo dal suo amico, ma che Max aveva subito recuperato e nascosto all'insaputa di 900, nel pianoforte in prima classe del Virginian. Il vecchio, che aveva trovato il disco dentro il piano, finito per caso nel suo negozio, riconosce la melodia e, rapito dalla bellezza della musica di 900, si fa raccontare da Max la storia di quel pianista che lui definisce il suo più grande segreto. Buon ascolto.